Intanto buongiorno a tutti. Ci tenevo ad aprire con l'intervento, oltre che del Presidente, che non mi aspettavo, ma ripeto, è stato graditissimo, anche dell'assessore De Frigeri, che però adesso ci hanno avvisato sarà qui verso mezzogiorno, quindi poi il collega Gaudioso che assumerà poi le funzioni di moderatore. Appena vedrà l'assessore troverà la maniera di farlo intervenire. Intanto un saluto e un ringraziamento alla Regione Lazio che anche tramite l'assessorato all'ambiente ci ospita in questa sala. Io ci ho lavorato 3 anni, quindi per me è stato un po' come tornare quasi, quasi a casa perché questo era anche un luogo nel quale facevamo le nostre iniziative quando mi occupavo di rifiuti in questa regione. Ma il Presidente ha già detto molto rispetto all'importanza dell'appuntamento di oggi, che sembra, e solo sembra, quasi un appuntamento per addetti ai lavori, quasi un argomento di nicchia, una di quelle situazioni più per scienziati che non per tutta la comunità. Invece è uno degli argomenti di maggior impatto e di maggiore rilevanza, e lo dico senza esagerazione, per il futuro del paese, per il futuro del pianeta. Pensando a questo appuntamento e leggendo, come credo, tutti quanti i giornali, mi pare di ricordare che domenica, sul Corriere della Sera, è stato pubblicato un appello di 200 e passa scienziati di tutto il mondo che proprio con riferimento al problema delle emissioni collegate ai cambiamenti climatici, sostanzialmente lanciava un allarme preciso rispetto alle tempistiche entro le quali la comunità internazionale si dovrà adeguare al protocollo di Kyoto e ai livelli che vi sono previsti. E diceva che abbiamo solo 17 anni a disposizione prima di evitare l'irreparabile. E per irreparabile stimavano un aumento della temperatura del paese, scusate, del globo tra i 3 e i 4 gradi entro la fine di questo secolo, il che ovviamente produrrebbe delle conseguenze che tutti possiamo immaginare, dallo scioglimento dei ghiacciai alla desertificazione, dove era entrata Anna Luisa, ho visto, forse sono uscita. Insomma, una serie di cambiamenti strutturali che sconvolgerebbero la vita del nostro mondo e quindi precluderebbero sostanzialmente la vita futura di molte generazioni. Ecco perché, solo citando questo dato, credo sia una testimonianza, un indice di quanto sia importante l'appuntamento di oggi, ma soprattutto di quanto sia importante il lavoro che come istituto e i colleghi, in particolare del servizio diretto dal collega Gaudioso, hanno giorno per giorno e che anno dopo anno riceve in qualche modo una visibilità, un'evidenza nella presentazione dell'inventario. Sui dati non mi soffermo perché non ho, oltre a ciò che vi ho raccontato, una competenza tecnica specifica. Abbiamo già detto anche nel comunicato stampa che sostanzialmente il nostro paese è abbastanza vicino agli obiettivi che il protocollo di Kyoto ci ha assegnato, sia in termini di riduzione delle emissioni nell'arco temporale di riferimento dal 1990 al 2012, parliamo di una riduzione dell'11,4%, quasi 60 milioni di tonnellate in meno di anidride carbonica, sia rispetto all'ultimo quinquennio, nel quale a fronte di un obiettivo assegnato di riduzione del 6,5%, siamo riusciti a scendere di una misura di poco inferiore al 5%, il che ci rende non perfettamente in linea, ma quasi in linea, quasi ci siamo, dice il comunicato stampa, con gli obiettivi di Kyoto. E come dicevo anche prima, è un effetto probabilmente della crisi economica, anzi sicuramente legato in misura percentuale notevole alla crisi economica, però come anche per altri settori, penso al tema dei rifiuti, alla produzione dei rifiuti che è diminuita negli ultimi 2 o 3 anni, sono quelle situazioni in cui si può fare in qualche modo di necessità virtù, o come si dice che non tutti i mali vengono per nuocere. È chiaro che ci auguriamo che la crisi economica si risolva più presto, passi, si rideterminino condizioni economiche favorevoli, però
Ma è anche vero che questi obiettivi che sono stati raggiunti possono comunque diventare un punto di partenza imprescindibile e quindi essere mantenuti e, se possibile, implementati. Ma ripeto, sul tema tecnico poi i colleghi ne parleranno diffusamente. Il lavoro è un lavoro molto interessante e non lo dico solo con l'orgoglio del direttore dell'istituto, un lavoro importante dal punto di vista tecnico-scientifico. A me preme sottolineare come è importantissimo gestire, lo diceva prima anche in qualche modo il Presidente, gestire correttamente l'informazione, che è una delle funzioni più importanti di governo per l'attività di protezione dell'ambiente. Informazione in particolare come elemento di conoscenza. Molto spesso ci dicono: ma perché presentate i rapporti così tardi? O perché in qualche caso ci sono episodi in cui enti, associazioni presentano rapporti in materie analoghe o affini, magari utilizzando anche qualche nostro dato provvisorio parziale. Ma il problema non è solo dare prima l'informazione. Certo, come diceva anche, ripeto, il Presidente prima, dare un'informazione in tempo reale ha un'importanza, una valenza soprattutto per il decisore politico. Io con i colleghi in questi anni in cui ho avuto il piacere di fare il direttore generale di questo istituto mi sono battuto perché i nostri rapporti fossero il più possibile tempestivi. Ho lottato per anni, torno al tema dei rifiuti, perché ritenevo singolare che noi presentassimo, per esempio, il rapporto rifiuti 2012 e i dati si riferissero ai dati di produzione del 2000, 2010, fine 2010. Questo, diciamo, in parte siamo riusciti anche attraverso nuove tecnologie, non solo informative, ma anche acquisitive e di calcolo, a risolverlo, perché ci rendiamo conto che è importante e dare i dati in tempo quasi reale, ma non è sempre del tutto giusto darli in tempo talmente veloce da non consentire poi ai dati e all'informazione di essere scientificamente validati in qualche modo, elaborati e sottoposti a tutti quei processi che fanno di quel dato un'informazione scientifica corretta. E questo è il lavoro che fanno i colleghi, non solo questo ovviamente, e che genera poi magari anche qualche sfasamento temporale. Però ripeto, l'accezione di informazione a cui mi riferisco è proprio quella di un dato solido, solido dal punto di vista della conoscenza tecnico-scientifica, e quindi i requisiti che la caratterizzano sono requisiti di accuratezza, di robustezza, di credibilità, di significatività, di confrontabilità dei dati. E nel caso come questo, in cui si parla di problematiche ambientali di carattere internazionale e globale, la disponibilità di indicatori che possiedono le caratteristiche che ho cercato di descrivere prima richiede un'attività di armonizzazione, che è quella che ogni giorno, dicevo, i miei colleghi nell'istituto svolgono. In particolare, una materia così delicata come quella dei cambiamenti climatici richiede un'attività particolarmente significativa che ci viene in qualche modo suggerita e dettata dalla comunità internazionale stessa attraverso appunto la predisposizione dell'inventario di gas serra, che rappresenta lo strumento principale per verificare gli impegni di limitazione delle emissioni e quindi ha costretto anche noi, come Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell'Ambiente, a dotarci di quelle metodologie e di quegli strumenti tecnici necessari, e a cui ho accennato prima velocemente, che ci consentano di compilarli in maniera corretta, ma direi soprattutto di utilizzarli in maniera altrettanto corretta. È una funzione che ci è stata attribuita dal Ministero dell'Ambiente, addirittura non solo con un decreto ministeriale, ma più di recente anche con un provvedimento normativo, è prevista, lo dico per chi non fosse tanto addentro ai lavori quanto i colleghi che se ne occupano ogni giorno, è stata prevista appunto l'istituzione di un sistema nazionale, il National System, che è proprio relativo all'inventario delle emissioni dei gas serra. E in più, come istituto, documentiamo in uno specifico documento, il National Inventory Report, le metodologie di stima utilizzate unitamente ad una spiegazione degli andamenti osservati, che poi è il documento che presentiamo oggi. Questo rapporto nazionale in qualche modo facilita i processi internazionali di verifica con cui le stime ufficiali di emissione dei gas serra vengono
periodicamente sottoposto. In particolare viene esaminata la rispondenza alle proprietà di trasparenza, di consistenza, di comparabilità, di completezza e di accuratezza nella realizzazione, qualità che sono richieste esplicitamente dalla Convenzione. L'inventario viene sottoposto ogni anno ad un esame, la cosiddetta review, da parte di un organismo nominato dal segretariato della Convenzione, che analizza tutto il materiale presentato dal nostro Paese e ne verifica in dettaglio la qualità, le qualità che ho prima descritto. Senza questi requisiti, senza tutti questi requisiti, l'Italia sarebbe esclusa dalla partecipazione ai meccanismi flessibili previsti dal protocollo, come il mercato delle quote di emissioni, l'implementazione di progetti con i Paesi in via di sviluppo e l'implementazione di progetti congiunti con i Paesi ad economia in transizione. Questo processo di revisione, di review, è tanto più importante nella fase conclusiva del primo periodo di impegno, 2008-2012, del protocollo di Kyoto, alla fine del quale sarà accertata la rispondenza tra gli impegni di riduzione che sono stati assunti dai paesi industrializzati e le rispettive emissioni di gas serra. Il rapporto 1990-2012, il National Inventory Report 2014 in particolare, descrive la comunicazione annuale italiana dell'inventario delle emissioni di gas serra dal 1990, che come dicevo prima è l'anno base del protocollo, al 2012, che è l'ultimo anno del primo periodo di impegno che abbiamo osservato, il quadriennio 2008-2012. L'incarico affidato all'Istituto, oltre ad essere una testimonianza della stima e dell'affidabilità dell'Istituto stesso, è uno strumento indispensabile, come dicevo, nell'ambito della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto, e rappresenta un riferimento fondamentale per la pianificazione e l'attuazione di tutte le politiche ambientali da parte delle istituzioni sia centrali che periferiche. Accanto all'inventario nazionale dei gas serra, ISPRA realizza ogni anno l'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, strumento questo richiesto dalla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero e dalle direttive europee sulla limitazione delle emissioni. In più, tutto il territorio nazionale è attualmente coperto, e questo è anche un dato importante di soddisfazione, dagli inventari regionali che sono sostanzialmente coerenti con quello nazionale, strumento questo realizzato principalmente dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, che trova un coordinamento poi in sede di Consiglio federale, che è l'organismo composto dal Presidente, dal Direttore dell'ISPRA e dai direttori di tutte le agenzie regionali, che ha proprio il compito di armonizzare i prodotti che vengono elaborati dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente. Devo però dire che, nonostante i progressi compiuti, l'attività di preparazione degli inventari affronta continuamente nuove sfide legate alla necessità di considerare nuove sorgenti e nuovi inquinanti, ovvero di armonizzare gli inventari prodotti per finalità diverse di policy differenti, come quelli predisposti per i piani di azione comunali previste dal patto dei sindaci. Il contesto internazionale al quale fa riferimento la preparazione del nostro inventario nazionale costituisce però, e lo voglio ribadire in conclusione di questa introduzione, la garanzia rispetto alla qualità dei dati per l'autorevolezza dei riferimenti metodologici, l'efficacia del processo internazionale di revisione e la flessibilità nell'adattamento alle nuove circostanze che sono sopravvenute. Detto questo, vi ringrazio. Vi saluto, vi auguro buon lavoro. Mi scuso, ma devo raggiungere il Presidente per unione dal sottosegretario Velo. Lascio quindi la parola e il ruolo di moderatore al collega ingegnere Domenico Gaudioso. Grazie ancora.